stata assente per un periodo perché ho fatto dei lavori a casa e quindi non tra il lavoro e i lavori a casa, il sabato e la domenica, aggiustare un po' di cose, insomma, sistemare, muovi, sposta, getta, e ho avuto un po' di difficoltà nel mettermi giù e recensire o pubblicare comunque altri contenuti, altri video. Ho tutto in preparazione, quindi sono in dirittura d'arrivo altri video, stanno per uscire e credo di aver ripreso un attimo la via maestra. Adesso in casa è tornata un po' di quiete e quindi posso ricominciare a pubblicare e a raccontare un po' le mie storie e qualche evento, le storie dei gatti, e posso continuare a pubblicare le recensioni dei dispositivi e delle cose high tech che acquisto. È giunta l'estate, io ho scoperto che ogni tanto anche oltre al io ho scoperto che oltre al lavoro c'è anche una vita sociale, ho scoperto che è piacevole anche passare qualche momento il sabato, la domenica, sempre spensierato o con gli amici o con il compagno o la compagna, in relax, insomma, al mare, in montagna, dove si vuole, e mi sono resa conto anche di non avere uno speaker portatile Bluetooth da poter collegare al telefono e per ascoltare della musica, far festa o semplicemente avere un sottofondo musicale in tranquillità, insomma. Quindi mi sono messa subito alla ricerca, o meglio, ne avevo un paio di speaker Bluetooth, ma erano quelli da poco, quelli da 10 euro, 12 euro, 16, 15, insomma, senza far nomi, perché che lasciano il tempo che trovano, sono adatti, al minimo indispensabile, quindi sono 4 watt, 5 watt, insomma, dai, giusto per collegare, che ne so, non lo so neanche sinceramente cosa ci si può collegare. Li avevo acquistati pensando di, invece non li sto utilizzando per niente. Quindi mi sono messa alla ricerca di dispositivi, di un dispositivo, di uno speaker Bluetooth adatto nel mio caso sia al lavoro sia al tempo libero, perché ogni tanto sul lavoro può capitare che mi serva uno speaker aggiuntivo e da collegare ai dispositivi, al tablet o al cellulare, insomma, per aumentare il volume, l'audio e far sentire agli ospiti ciò che viene detto, insomma. E il mercato offre tanto, ovviamente noi sappiamo che c'è il tutto e il contrario di tutto, quindi ovviamente la scelta deve ricadere per forza di cose, come ripeto sempre, su ciò che ci è utile e che rispecchia un pochino, che incontra un pochino il budget che vogliamo spendere. Quindi non serve sempre avere il top gamma di qualsiasi cosa, servono le cose, questo lo ripeto all'infinito, servono cose utili spendendo il giusto per ciò che ci serve, ok? Detto questo, il mercato offre tantissimo, dai prezzi più disparati. Ci sono alcune marche che non voglio citare, insomma, che sono storiche nell'audio e hanno dei prezzi esorbitanti, hanno anche una qualità esorbitante, però quando devi strapazzare un dispositivo a destra manca, in auto, sotto il sole, si deve impolverare un pochino, insomma, deve resistere, e certe cifre io perlomeno faccio fatica a spenderle. Quindi, cercando un po' in giro e anche online, ho notato questo speaker Bluetooth da 16 watt della Xiaomi. Cos'è di particolare questo speaker Bluetooth? Sono un 16 watt
Quindi sono due altoparlanti da 8, se ricevate la qualità è molto molto buona, poi ve la farò sentire, e anche i bassi non sono male effettivamente. C'è la possibilità di collegarne due insieme, c'è proprio il tasto apposito per collegarne due insieme, io adesso non ho un altro, altrimenti vi avrei fatto vedere, in modo da creare un volume maggiore o comunque sia una completezza di suono più ampia, o anche semplicemente per gestire, insomma, lo vogliamo mettere in una stanza, abbiamo due casse praticamente, le classiche due casse sono queste qui. E un equalizzatore preimpostato, ci sono diverse scelte premendo lo stesso tasto che ci salta da un'equalizzazione all'altra a seconda di quello che stiamo ascoltando. La batteria dura 13 ore, questo io sto leggendo quello che è riportato qui, poi ne parlerò. Viene riportato che la batteria dura 13 ore, ha il microfono integrato, quindi è possibile usarlo anche come speaker per il viva voce, per fare delle chiamate, per rispondere al telefono. Ed è un IPX7, quindi significa che è resistente all'acqua, è resistente agli sgocciolamenti, è resistente al bicchiere d'acqua che ci cade sopra, ed è resistente, secondo l'IPX7, fino a un metro di profondità, può essere immerso fino a un metro di profondità. Ora, è tutto bello, non so quale utilità ci sia, cioè deve essere così per carità, non so quale utilità ci sia nel immergere un dispositivo audio in acqua fino a un metro, forse per far ascoltare della buona musica agli snorchi. Chi si ricorda gli snorchi? Detto questo, amici, andiamo, facciamo l'unboxing. Io ovviamente l'ho testato per una settimana, quindi l'ho già aperto, però ho conservato bene tutto l'involucro, la scatola, gli interni, in modo da poter fare l'unboxing insieme a voi. Quindi andiamo ad aprire questa scatola, che comunque è piuttosto robusta, fatta molto bene, e qui abbiamo la scatola del che contiene il libretto di istruzioni, ma è molto molto semplice, spiega semplicemente quelle quattro funzioni che assolve, e il caricabatterie USB-C. Finalmente cominciano a uscire questi dispositivi con i caricabatterie USB-C. Detto questo, come dico sempre, è tutto molto utile, però ormai credo che di cavetti ne abbiamo in abbondanza in casa, però ci deve essere, giustamente. Quindi questi sono i supporti in cui è appoggiato e adagiato il dispositivo. Mettiamo la scatola da parte. C'è questa busta satinata. A me piacciono un sacco queste buste satinate al tatto, sono simpatiche, sono rilassanti, danno serenità. E il dispositivo è esattamente questo. Qui ovviamente i tasti si vede, c'è un rilievo per ogni funzione, però fossero stati di un altro colore magari non sarebbe stato male, si potevano vedere, insomma, in modo migliore, si potevano vedere meglio. Comunque, marchio Xiaomi, accensione, più e meno il volume, il tasto per mandare avanti e per altre, anche per altre funzioni, il tasto Bluetooth per la connessione con i dispositivi, quindi è possibile, lui lo fa in automatico, ma è possibile anche andare a comandare la connessione Bluetooth con uno dei dispositivi, e in ultimo il tasto per accoppiare due speaker insieme. Allora, questo speaker, quindi questo è in gomma, questa copertura dei comandi è in gomma ed è una buona plastica,
gomma plastica e una specie di tessuto. Insomma, la fattura è molto molto, è fatta molto bene, è molto curata, a me piace un sacco. Qui troviamo un forellino in cui compare, insomma, il microfono e la spia di carica e di accensione, insomma. Abbiamo qui a lato uno sportellino in gomma molto saldo e molto forte. Una volta incastrato ci vuole, se non avete unghie, avete bisogno forse di qualcosa per tirarlo fuori perché è veramente resistente all'acqua, quindi è molto aderente ai bordi dell'apertura qui. E abbiamo l'ingresso per il jack da 3,5, se vogliamo collegare i nostri dispositivi tramite jack, e abbiamo semplicemente la porta USB-C per la ricarica. Una volta chiuso, qui state tranquilli che l'acqua assolutamente non passa. C'è anche questo laccetto molto robusto collegato a questa plastica, come dicevo, molto robusta, che permette di agganciarlo da qualche parte o nello zaino quando, se magari stiamo facendo una scampagnata e vogliamo ascoltare comunque della musica, e quindi diciamo che alla fattura non è affatto male. Ha due piedini in gomma che lo rendono molto molto fermo, stabile, antiscivolo, e questo è quanto. Compatto, robusto, si sente anche dal peso che comunque c'è del materiale. E che dire, sono felice di questo acquisto. Probabilmente ne acquisterò anche un secondo per accoppiare i due speaker insieme. Ma passiamo al test, alla prova. Ora, cosa possiamo usare? Usiamo il telefono che è già accoppiato. Usiamo il telefono. Per ovvi motivi di copyright non posso usare YouTube, non posso usare brani di Amazon Music, non posso usare brani in generale. Allora, adesso passiamo al test. Mi collego ad un'app con dei brani gratuiti, insomma, con dei brani privi di copyright. È un'app che utilizzo per il video editing dal telefono, molto molto buona. Che ho preso in abbonamento, quindi è veramente molto molto buona. E andiamo a provare come esce l'audio da questo dispositivo. Andiamo a fare il primo test. Io faccio partire l'audio e aumento il volume man mano. Sono ancora a metà. Ora sono a metà. Normal.
l'equalizzazione bisogna premere il tasto più e il tasto per mandare avanti il brano. Cambiamo brano. Quindi è un dispositivo molto semplice, ovviamente per gli audiofili, per gli appassionati del particolare, della qualità al top, ovviamente non è un dispositivo per queste persone, anche a me piace l'alta qualità, però faccio di distinzione tra il PC, l'home theater, questi dispositivi qui e l'audio dell'auto, insomma, quindi bisogna sapere e anche capire dove vogliamo andare a parare e cosa vogliamo fare. Quindi per un audiofilo, un appassionato proprio di audio in alta qualità, possiamo dire questo, può non piacere, ma apprezziamo al tempo stesso comunque l'altissima qualità che un dispositivo del genere offre, anche perché è un dispositivo che non supera i 50 euro, quindi sta intorno ai 40-49 euro a seconda di dove viene acquistato o del momento. Sicuramente in alcuni momenti dell'anno, insomma, anche Amazon stessa farà delle offerte, ci saranno delle offerte probabilmente, quindi magari scenderò un po', però diciamo che è un dispositivo che con 40-49 euro, quindi diciamo tra i 40 e i 50 euro, fa la sua porca figura, è bello da vedere, è compatto, è resistente all'acqua, ha un audio fantastico perché a me piace un sacco, e tant'è che, come vi ho detto, ne acquisterò un altro probabilmente, e che dire, può essere il nostro compagno di viaggi, il nostro compagno per l'estate e il compagno del nostro gruppo di amici in spiaggia la sera, come dicevo prima, o in montagna, o per un picnic, o al parco, insomma in tutti quei luoghi, o in giardino, nel giardino di casa. A me magari quando curo le mie piante mi piacerebbe avere della musica di sottofondo, e posso usare questo nel mio giardino, quindi me lo porto dietro dove voglio e lo utilizzo. La batteria, come dicevamo prima, questa è un'informazione che ho lasciato per ultima, la batteria viene data per 13 ore e a mio avviso risponde alla verità la durata della batteria. Io l'ho utilizzato per una settimana di fila, all'incirca un'ora/due al giorno a seconda, e se facciamo i conti per 6-7 giorni consecutivi, diciamo ci siamo a circa 2 ore al giorno di utilizzo, perché poi per utilizzarlo me lo sono portato anche in macchina, quindi escludendo l'autoradio e le casse ho voluto sentire come si comporta in auto tenuto sopra il cruscotto, e si comporta veramente bene anche in auto, quindi è un utilizzo, è un piccolo jolly che possiamo utilizzare in ogni momento, anche una piccola stanza collegato a una TV, a una piccola TV secondaria, in garage, in tutte quelle appunto situazioni in cui abbiamo bisogno di uno speaker
a batteria, no? Collegato alla corrente, e vogliamo ascoltarci della musica o guardarci i nostri video preferiti su YouTube, compresi i miei, mi raccomando, guardateli. E quindi è un dispositivo che sono stata felice di acquistare, mi è piaciuto un sacco, mi piace un sacco e lo sto consigliando praticamente in questi giorni a chiunque. E detto questo, io ricordo comunque che su queste recensioni, su questi video e questi dispositivi io non ci guadagno niente, lo faccio per il gusto di farlo e per il gusto, per il piacere di consigliare delle cose buone anche ad altri, soprattutto nell'ambito dell'high tech. E questo è quanto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, fate tutte quelle cose che normalmente si fanno su YouTube, perché a voi non vi costa niente e a me pian piano mi permette di far crescere il canale. Quale programma ho per questo canale non lo so, lo sto facendo per il gusto di farlo, perché mi piace un po' chiacchierare con il mondo. E quindi attivate la campanella, iscrivetevi al canale, commentate, scrivete, chiedete e io sarò felice, come sto facendo già con altri utenti, di rispondere a tutto e a tutti. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo presto alla prossima recensione. Ciao!